Sabri e Pica. Il libro della felicità. Su Amazon. E in tutte le librerie. Buongiorno mie amate bussole, anzi bussole gamer boy e gamer girl, perché qui con noi abbiamo il nostro Giulio. Ciao, sono io Giulio. Lo sai che ieri a un evento una bambina ha detto: mi saluti Giulio? No. Ho detto sì amore, ti saluto Giulio. Non mi hai salutato comunque, hai mentito. Ti ho salutato adesso però, ah, okay. Dai. Ok. Hai visto Pustola che te l'ho salutato? Allora Giulio mi ha detto che dovevo entrare nel server perché dobbiamo fare una cosa speciale. Che cosa sarebbe questa cosa speciale? Allora... Perché ridi? Scusa. Hai qualche regalo da darmi? Scusa, no, non ho niente da darti. Allora, Sabrina non è una vera gamer girl. Vi spiego. Mm. Sabrina non è una vera gamer girl. Cosa vuol dire? Che non guardi i miei video. Ok. Ma Giulio, dove ce l'avrei il tempo di guardare okay, i tuoi video? Ok, ma non è un'accusa, non ti sentire sotto giudizio. Però, ok, Sabrina però... è venuta a sapere da poco che io ho una fidanzata. No, una fida, tu mi hai detto che c'hai la fida. Io ho una fida su Roblox. Sì, ma voglio capire una cosa, cioè aspetta. Capiamo. Questa fida esiste davvero? Cioè, no, non che non sia una persona, ma dove sei prima di tutto? Sei uscito? Sì, sono fuori. Questa fida che hai, una tipa che conosci davvero o no? Aspetta, definiscimi conosci davvero. Conosci dal vivo? No, non ci siamo mai visti. Ah, cioè la tua... Tu però non sai chi... Cioè non sai com'è fatta o lo sai? No, lo so com'è fatta. Cioè ci seguiamo su Instagram. Ah, quindi tu sei fidanzato su Roblox con una tipa... Quindi se io stalkerò le tue seguiti su Instagram la posso trovare? Sì, però non lo fate voi ragazzi. No, lo facciamo. Però sappiamo che se andiamo sull'Instagram di Giulio potremo stalkerandolo trovare la sua fida di Roblox. Sì, vabbè, tanto seguo un po' di persone, è difficile, però sì. Ok, e quando ce la fai conoscere? Siamo qua apposta. Ah, oggi mi fai conoscere la tua... Ma oggi, scusami, ma... Allora, e prima di tutto... Ma parla? Sì, certo che parla. Aspetta che Salem vuole uscire. Dicevo, cioè, ma la tipa viene qui a parlare con noi? Certo. Ma che figo, e quindi tu fai video con la tipa con cui parli? No, non è una tipa, è la mia ragazza. Ah, pensavo non è una tipa, è un tipo. No, oh, ma che è la tua no. ragazza di Roblox però. Ma posso dire una roba? Io ho speso 157 ore della mia vita per farti una casa e tu giri con sto bidone. Hai ragione. No, è perché stavo expando dei pet. Aspetta che lo prendo, dai, così alla tipa faccio vedere la casa che mi hai fatto tu, giustamente. Cioè, hai ragione anche tu. Va bene, allora, quando vuoi noi siamo prontissimi per conoscere la tua tipa. Ok. Sono emozionata. Le scrivo di venire, ok? Ok, devi dargli il mio server. Sì. Wow, conoscerò la tipa di Giulio. Dobbiamo prepararle un regalo. Sei troppo emozionata. Sabri, ma cos'hai fatto qua? Perché hai messo una barriera? Ah, già, giusto. Perché mi stavo nascondendo dai fan. Ah. La elimino subito. Guarda che deturpa il mio lavoro. No. Era solo perché mi ero nascosta che i fan mi cercavano. Ce n'è un'altra. Ma okay. Dimmi una cosa Giulio, sì. Ma è ricca la tua tipa su Roblox? Sì. Cioè per farle un regalo di benvenuto. Deve essere una roba bella, una roba normale. Allora, è meno ricca di te come quantità. Però ha un pet migliore di... che tu non hai, è un pet buono che tu non hai. È questa Angela? No. Ah, allora la buttiamo fuori, ciao Angela. Ma mi hai chiccato anche a me così però. Ah, non volevo, scusa. Allora aspetta, riapro, aspetta, sei pronto? Aspetta. Diamo Vieni. Il Discord alla mia fida di Roblox. Invita in famiglia. Accetta, veloce. Forza fida, come si chiama? Indovino io, non dirmelo. Certo. Facciamo che adesso non farla venire a casa mia, la fai andare al centro e io devo riuscire a riconoscerla, ok? Ok, ma glielo puoi dire anche te, eh? Eh sì, però io vado via perché metti che arriva la vedo. Ah, ok. E invece okay, non devo okay, vederla, okay. Capito? Ok. Io in base alla voce che sentirò la riconoscerò. Ma mai vero, ma buona, ma cosa stai dicendo? Raga, tutti insieme oggi conosciamo la fida di Giulio. Sabri, sei troppo agitata. Mi stai facendo venire l'agitazione anche a me. Ok. Oggi conosceremo la fida di Giulio. Dove abita? No, glielo chiedo io. Ok.
Io sono a casa mia, così se si tippa su di me, sei sicuro. Perfetto, basta che non. Vabbè, non si può tippare su di me perché io non ce l'ho tra gli amici. Allora vado in sala. Basta, Angela, entrare ovunque. Sta per entrare su. La faccio entrare su Discord? Sì, sì, siamo emozionati. Ok, vai. Gli ho detto sì, sì, adesso entra a breve. Oh, pronto? Gamer. Mi sentite? Ciao. Ciao, sì. Ciao Feda De Giulio. Ciao. Ciao, come stai? Ai ai ai. Perché ride la tua Fida? Perché sei svertita molto carica. Eh sì, ti sto presentando sul mio canale. Ciao a tutti, lei è la Fida di Giulio, di cui non so il nome. Ma lo indoviniamo, non devi dircelo, ok? Okay. Allora, spiegagli cosa deve fare, perché lei mi ha già espresso delle perplessità, cioè tipo mi ha chiesto cosa facciamo in questo video, io ho detto, ah non lo so. Non lo sappiamo neanche noi. Allora, la prima cosa che faremo, okay. Tu e Giulio andrete okay. al centro e io a sentimento dovrò indovinare chi sei. Va bene, ok. Non mi hai mai vista, vero? No, dal va bene sicuramente okay. non è del nord, Giulio, giusto? Io non ti dico niente, cioè okay, no, se okay. sbagli te lo devo dire, se sbagli te lo no, devo no, dire. No, 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 adesso ci arriviamo okay. di logica, metto via le cuffie perché non avete idea del casino che abbiamo dovuto fare. Dimmi quando sei al centro, Fida di Giulio. Sono al centro, sono in centro. Mischiati okay. con le persone. Mischiati cioè, no? con le persone. Sono in centro tra le persone. Okay. Ok, allora adesso ti cerco, Giulio, tu dammi gamer, degli indizi, gamer. Allora, ti do degli indizi, è una femmina. Ah beh, grazie, grazie, meno male. Allora. Non hai chiesto l'entità dell'indizio, se forte, piano. Mm. Sei ferma adesso? O ti stai muovendo? Sì. No, no, sono ferma. Ok, sei a cavallo di un pet? No. Ok, allora, vediamo un po'. Aiuto, c'è troppe persone. Potrebbe essere... Allora... Dove sei? Aspetta, aspetta, gamer, io ti voglio seguire. Sono voglio qua di fianco, esatto. No, non ti vedo, esatto cosa, aspetta. Sono di fianco, ero di fianco, mi sei passato di fianco, Giulio. Ah, ok, ok, ti vedo, okay. Vai, ok, vai, puoi andare, prego. Ragiona. Hai un cono gelato gigante in mano? No. No. Ok. Allora, d'estetica... ma a parte che posso molto. Dire una roba. Scusa, ma quella che tu hai sospettato, nel nome c'ha Hello Russian Girl DP Frontego di Dead Star di Cla- Boh, vabbè, ok. Boh, però era bellissimo quel cono gelato gigante. Potrebbe essere Ita Lulu che ha scritto ti adoro. Ma va, non l'avrebbe mai fatto. Sei nella parte sinistra, destra? No, troppo. Ma da cosa? Da cosa? Devo trovare la tua fidanzata. Posso dirti che sei vicino, quasi vicino. Sono cioè, io ti vedo. E vabbè, grazie! Allora, ok. Vediamo che faccia potrebbe avere la fidanzata di Giulio. Potrebbe vedi che avere... se, ma ti bastava guardare una mia, neanche un video, la miniatura ti bastava vedere. Vado un attimo in bagno. No, tu stai andando a vedere su YouTube, dai. Sono gamer, in bagno. Gioca lealmente. Sono in bagno. Non stai andando in bagno, mai vero. Dai, non vale così, ma perché l'ho detto? Ciao, quindi sono tornata, tutto. Sono tornata. Allora, io mi sento che la tua Fida è vestita in bianco. Un berretto bianco, non mi dire. Sì, esatto, oddio. Mi sento che la tua Fida ha un berretto bianco. Sei veramente pessima. Dove cavolo sei, Fida di Giulio? Sei questa qua che dice tratto una tartaruga? Stai cercando di confondermi, no. Maya DP Mega Unicorn. Allora, posso dire una roba però? Si è spostata, perché non era lì sei prima. Questa? È spagnola e Spagna? Quasi. No, ma tutti hanno un berretto bianco qui! È il server vicino. Dei berretti bianchi! Sei vicino? No, te ne sei allontanata. Mi sono allontanata, raga. Gamer, sì. È veramente facile. Io non ti vedo neanche nel tuo disperato tentativo. No, io la vedo, io la vedo. Puoi salire su un pet visibile? Mi sono proprio vicina. Molto vicino! Allora, aspetta che salgo su un pet. Ok. Ecco qua. A cavallo della mia renna di Natale. Eccola, okay. L'ho trovata! È questa qua, Xel Jaze. Mamma mia, che forte! Allora, Xel Jaze e Giulio, seguitemi, che devo fare l'interrogatorio. Ma...
greve. No, ma aspetta. Innanzitutto non hai chiesto il nome. E adesso è l'interrogatorio. Ok, mettila a casa qua, gamer girl. Ok, mettila a casa qua. Perfetto. Possiamo andare nella mia casetta in montagna sull'albero. Allora, noi dobbiamo conoscere, visto che Giulio è uno dei miei migliori amici, dobbiamo sapere tutto di te per sapere se sei idonea ad essere la sua fidanzata. Ok. Quindi prego, venite in casa mia, potete sedervi, questo è un interrogatorio. Ma facciamo terapia di coppia, Giulio, terapia di coppia, tu siediti lì e la tua fidanzata si siede lì, bravo, in queste poltrone davanti a me. Ok. Perfetto. Ok. Per nulla allora, a disagio però, proprio nella mia comfort zone in io questo sospetto momento, vai. Che la tua fida si chiami Elisa. No. Come no? Sni. Quasi, no. quasi. Elisabetta. No. Maria Elisa. No. Ti do un indizio, non vai. È un nome italiano. Eloisa. Esiste qualcuno che si chiama Eloisa nel pianeta? Sì, alle medie c'era una che si chiamava Eloisa. Vabbè, non siamo alle medie. E beh, non è Eloisa. Non è Eloisa, non è Eloisa. Magari era la mia amica delle medie. Non è Eloisa, ok? Ok. Non è un nome italiano, io come faccio a saperlo allora? Elisa! Con l'H finale. Elisa con l'H in mezzo prima della S. No. Alize? Quasi. Beh, quasi. Vabbè, dai. mi arrendo. Mi arrendo. Vai. Mi chiamo Ellie. Ellie? Ma il tuo nome è proprio Ellie o un soprannome? No, cioè diciamo che è un soprannome. Ah, ok, Ellie. Perché non mi chiamo così davvero. Va bene, allora, da come parli per me sei del sud? No. No? No. Però hai origini del sud. No, origini straniere. Perché hai la E così aperta? Io ti ho detto che stavi sbagliando. Mi tutto. Sta confondendo. Allora, prova a dirmi questa frase. Il gatto è sul tavolo. Il gatto è sul tavolo. Ok. Sei del nord allora, facciamo che sei del nord. Allora, ti do un indizio. Sì. Okay. Ti do un indizio. Allora aspetta che controllo nella mappa perché no. Perché ma non sai so. Dove abita la tua fidanzata. No, lo so, è che voglio essere preciso in questo indizio. Ti do questo indizio, ok? Sì. Vuoi l'indizio grande o quello piccolo? Cominciamo da quello piccolo. È una regione vicino alla Lombardia. Ah, ok, quindi sta verso da me, diciamo. Allora, per me sei vicino dove più o meno però? Sinistra, destra? Io ti ho detto vicino alla Lombardia, però poi se vuoi un altro quindi indizio lo devi non chiedere. Sei della Lombardia? No. Allora, aspetta, facciamo un po' di geografia con i fan. Dicono che questi youtuber non insegnano niente e invece... Ed è vero! Ma non, non è vero! Non è andato a scuola, sto scherzando. La prima opzione che volevo dire è Piemonte. Cosa ne pensate del Piemonte? Magari anche verso Torino. Vabbè, allora indovina il primo colpo. Hai indovinato. Ma che forte che sono! Mamma mia, sono la numero uno. Adesso indovino l'età. Ok. Non la ricordo neanche io, Questo... Ah, hai finito le superiori? Sì, sì. Ok, quindi più di 19, diciamo. Ma gamer, ma che domanda era? Ma potevo stare con una che faceva le superiori? Ma scusa! Beh, è una fida virtuale, quindi magari poteva ma anche avere 19. Ma no. Vabbè, tralasciamo. Hai meno anni di Giulio? Sì, sì. Ok, quindi io opterei un bel 23. No. Di meno? Fuochino. Sì, di meno. Allora vado con un 22. Giusto. A posto, tutte le fan che abbiamo che giocano a Roblox hanno 22 anni, è incredibile comunque la cosa, Un sacco di pussole grandi di 22 anni giocano a Roblox, potremmo creare la combriccola delle pussolone che giocano a Roblox di 22 anni. Allora, sappiamo che sei Ellie di 22 anni di Torino. Esatto. E scommetto Perfetto. Che nella vita andare a stalkerare. Hai i capelli scuri. Sì. Wow, sì. Che occhio, da cosa lo dici? Dell'avatar, di solito se lo si fa come siamo nella vita. E ti piace mettere... Sì, non vedi Giulio come sei azzurro. E ti piace mettere... È il colorito sano. I maglioni invernali.
No? Cioè, sì, sono d'inverno. Hai visto, Giulio? Ok, per me sei ok, puoi essere la fidanzata di Giulio. Giulio, ora tocca a te. Giulio, ora tocca a te. Devi portare la tua fidanzata e la tua amica a fare un appuntamento. Prego, portaci e offri. Ma cosa vuoi dire? Giulio, portaci subito a fare un appuntamento noi tre. Ma non ho capito. Ok, andiamo in pizzeria. Ok, andiamo in pizzeria, va bene, andiamo in pizzeria. Devi offrire, okay. Giulio, ovviamente, eh? Ovvio, ovvio, ti offro io, ci penso io perché sono ricchissimo. No, sì, non una pizza scrausa. Posso dire una roba? Posso dire una roba? Sì. Vorrei farti sapere una roba, no? Voi due, sì, siete le uniche persone che hanno ricevuto un regalo di Natale da parte mia, no? Ma io però posso dire una roba? Dimmi una roba. Non avevo mai fatto caso al suo avatar, ma so che regalo l'hai fatto, perché ieri stavo curiosando sul tuo profilo e ho visto la copertina, sì. Però non avevo controllato lei, ho visto che le hai regalato un pappagallo. Hai visto che bel regalo gli ho fatto? Non me lo aspettavo da te. Cioè, come hai fatto a tenere il pappagallo, scusa? Assurdo. Ho dato via un nuovo che avevo scambiato. Ah, bravo, non me lo aspettavo. Bravo Giulio, mi sei piaciuto, però non ci stai portando la pizza, cioè scusami. Ah, scusate. Che appuntamento è? Metto un po' di musica intanto. Volevo solo sottolineare che ho fatto, che non sei stato spilorcio. Ottimo, bravo che non sei stato spilorcio. Intanto qua ho fatto regali a tutte e due, eh. Sì, beh, a una un pappagallo. A me, vediamo il bellissimo regalo che mi ha fatto Giulio, eh. Siamo pronti? Cerchiamola. Che meraviglia di regalo! Una cucuvaia! La poverina! No, non la chiamare una cucuvaia, la cucuvaia della leggenda. Ah, la cucuvaia della leggenda. Scusate, cucuvaia, non volevo. Ma mai. Anche la mia cucuvaia della leggenda. Grazie, Giulio. Ma la mozzarella me l'hai messa? Certo che ti ho messo tutto quanto. Sì, ma non me l'hai fatta bene, perché guarda intorno, c'è solo pomodoro. Io la volevo doppia mozzarella. Vabbè, io do la pizza alla mia cucuvaia della leggenda. L'ho sbattuta per terra. Così già è grossa, così diventa ancora più grossa. Lei, però, devi sapere una roba. Lei ha un pet che tu non hai. Vediamo, voglio vederlo, Ellie, fammi magari vedere. Magari ce l'ha. Devo vedere. Che pet grossi sei riuscita a reperire? Wow, no, non ce l'ho, la giraffa. Il mio pet migliore me l'aveva rubato Giulio, che è un fantastico Bad Dragon. Però che bello, Bad Dragon. No. Facci vedere il Bad Dragon. Non gli ho ancora cambiato il nome. Ma è il mio Bad Dragon, quindi. Però no, il Bad Dragon è meglio della giraffa, perché il Bad Dragon è un 2, la giraffa è un 3. No, ma non ho detto che ho detto che tu non ce l'hai. Io ho questo, che vorrei scambiare per uno Shadow Dragon, perché sai che questo vale più dello Shadow? È vero? Io ho questo invece, che vale più di tutto quello che avete voi. Che cosa? Super mega vomito. Ah, mega vomito. Fa schifo, super mega. Allora, devo fare il regalo dell'amicizia alla tua fidanzata. Ai ai ai. Ok. Okay. Allora, però, cioè, tu, ma hai già la giraffa? Io che cosa ti posso mettiamo dare? In fila per i regali, quindi? Sì. Dai, okay. Allora, vediamo che cosa possiamo metti regalare. In fila per i regali. No, ma che cosa? Ma cosa vuoi tu dalla mia vita, Giulio? La fila dei regali, Sabri. Va bene, la fila dei regali. La fila. Ok, la fila dei regali. Però la tua fidanzata non mi accetta il trade. Ecco, mi ha accettato. Magari vediamo che cosa potrei regalare alla tua fida. Alla tua fida? Che cosa, Giulio? Non si fida, la fida. Dai! Dai! Cosa potrei regalare, Giulio? Tu che la conosci, cosa potrei regalare come regalo di benvenuto? Allora, io ti dico... Cioè, lei mi sta facendo vedere già i pet che io non ho, ti dico solo questo, Te la regalo. No, tienila. Sono io che devo darti il regalo. Allora, io non lo so così, ma anche in realtà. Ma perché io sapevo il parrot, ma gliel'ho già regalato io. Le manca. Al resto sicuro... ce l'hai tutti? No, le manca, secondo me, la cucuvaia le manca. Tutti. La cucuvaia ti manca? Vero. No, perché sai, la cucuvaia ne abbiamo da rifilare. Vabbè, facciamo così, per non saperne leggere e scrivere, visto che hanno preso un sacco di valore, guarda che cosa ti do. Un bel farmeg. Hai visto dove sono i farmeg ora, Giulio? Cosa? Hai visto? Oh, ma dallo a me, ma cosa ma fai? Ma cosa vuoi te? Allora, guarda un po', vi faccio vedere. Ma te non ti sgancio niente, se adesso andiamo in tutto, la fila vi faccio dei vedere regali, anche cioè, voi. Sabri. Il farmeg, anzi, ve lo faccio vedere in pet, sono è animali altissimo. Domestici. È altissimo, sta come una renna artica.
sta sotto di uno dal riccio, sta più alto della King Monkey, sta più alto del Dalmata, del Blue Egg, ragazzi, più alto della tartaruga, ha preso un sacco di valore, non so dire perché, ma ha preso un sacco di valore. Toglila Quimby, se no non accetto. Possiamo rispettare la fila dei regali? Sì, tranquillo Giulio, adesso faccio anche il tuo regalo. Perché ho come l'impressione che sarà uno schifo il mio? Ma va, te, ti faccio solo regali bellissimi, Giulio. Non è vero, non ma, è vero. Ma dalla tua amica che cosa ti aspetti? Un bel farmag, tipo, così. Ma che sì, certo. Lo dico farmag. Per, cioè, non perché lo voglio come suggerimento, capito? Quante uova hai all'inventario? Prego, fida di Giulio. Io? Scambialo bene, non aprirlo, fidati di me. No. Vuoi sapere quante uova ho? Vai, fammi vedere quante uova hai. A parte il safari che ti ho regalato io. Una. Hai solo il safari? Ho solo il safari. Vabbè, to, solo perché ti voglio tanto bene, allora. Very old Mumu Egg. Un very old Mumu Egg. No, vabbè. Allora aspetta che ti metto qualcosa. No, la voglio. No, Giulio. Giulio, no, mi sento sto per veramente Giulio? In dovere declino... di darti questo. No, Giulio. Ti giuro. E sei mia amica, accetti. Ho capito, ma io non ne voglio più di cucuvaie. Faccio come fai te, ricatto. Me ne stai rifilando tutte le cucuvaie. Leggi in chat. Sono troppo famosi per giocare con noi. Ma no. Ma ragazzi, ma avete finito di fare le lagne? Stiamo facendo dei video. Sono troppo famoso per sì, respirare Giulio, il vostro stesso ossigeno. È troppo famoso. Oh, vabbè. Qualcuno l'ha capito, stanno registrando, guarda. Ma anche prima, sai che ho trovato due fan che mi seguivano e ho detto: ragazzi, sto registrando, potete stare un attimo indietro? Sì, no. Scusa, ci sono stati super carini, li ho amati tantissimo. Ci sta, pensavo che sono detto no. Fico, ragazzi, abbiamo conosciuto la fida di Giulio. L'avete esatto. conosciuta? Vabbè, voi la conoscevate già da prima, quindi voi fate video in coppia adesso. Ma hai Giulio, visto? Mi hai tradito, sono io che faccio il video con te. Ma cosa ho tradito? Ma tu ce l'hai un fidanzato? No, allora... Io cerco un fidanzato su Roblox o una fidanzata tu uguale, ce l'hai mi raccomando. Nella vita vera che è 100 volte meglio, ma cosa mille vuoi? Volte meglio vorrei dire, poi Alessio è un signor bocconcino. Volevo dire che mi serve una fida anche a me, su Adopt Me, quindi scrivetemi nei commenti se volete... No, va bene anche una fida, è uguale. Fida. Ah, se okay. volete candidarvi per essere il mio fida o la mia fida. E detto questo, ringraziamo la fida di Giulio per essere venuta nel nostro video. Ringraziamo Giulio per avermi rubato un altro uovo. E in cambio mi ha rifilato una bella cucuvaia. Grazie Giulio. Io vi mando un bacio. Buon Santo Stefano, perché oggi è Santo Stefano. Quindi se vi chiamate Stefano, tanti auguri di buon onomastico. Tanti auguri di buon onomastico. E ci vediamo domani, che saranno gli ultimi video dell'anno, con il prossimo video. Ricordatevi che vi voglio tanto bene. Ah no, non è il video di Giulio, stavo per far vedere i piedi. Quindi niente, ciao.